carissimi fans di Fish with G. Loomis e di Shimano Fish Network, oggi sono al Lago Mitag di Domodossola per testare i nuovi modelli di canne Pro 4X specificatamente progettate per la pesca della trota in laghetto. Sono tre modelli di lunghezza di 9 piedi e 6 per coda 6, 7, 8. Tutti loro sono in 4 pezzi per una maggiore trasportabilità. La grafite con cui sono realizzati l'ormai famosa Pro 4X, che si contraddistingue per robustezza ed un'enorme progressività per quanto concerne le azioni. Per quanto riguarda questi tre modelli specifici, parliamo di canne che hanno la funzione di riuscire a lanciare sia lanciando in overhead, sia lanciando con lanci spay o lanci rollati. Ci sono laghetti in cui ci sono le condizioni per poter distendere la coda alle nostre spalle e quindi abbiamo bisogno di una canna tipo la 9 piedi e 6 che ci consente di volteggiare con estrema semplicità. Ma ci sono anche situazioni in cui i laghetti in cui si va a divertirsi hanno spazi limitati alle spalle, ed ecco che in questo caso utilizziamo lanci rollati. La caratteristica dei tre modelli qual è? La caratteristica dei tre modelli è quella di riuscire a caricarsi facilmente, anche con pochissima coda, e questo sicuramente facilita il compito, soprattutto di quei pescatori non estremamente capaci in determinati tipi di lanci, ed ecco che si ritrovano con un attrezzo che facilita decisamente il compito e permette di proiettare diversi metri di coda senza dover sottoporsi a degli sforzi immani. Ottimi attrezzi da lancio, ma al tempo stesso ottimi attrezzi da pesca. Per quale motivo? Parlavo prima di progressività dell'azione, quindi sicuramente questo dà una certa facilità, come dicevo, di caricamento della canna. L'altra cosa importante, soprattutto per quanto concerne la pesca in lago, dove il più delle volte si pesca sommerso e quindi senza avere dei riferimenti ben precisi in superficie, ma cercando di affidarsi a quelle che sono le sensibilità che vengono trasmesse direttamente alla mano nel recupero che si effettua della coda. La vetta. Allora, la vetta, che caratteristica ha di questa canna? La vetta è realizzata con la grafite NRX, con il nostro top di gamma assoluto. Quindi parliamo di una vetta estremamente leggera, ma al tempo stesso, cosa che ci interessa soprattutto per la pesca, estremamente sensibile. Sensibilità che, come dicevo, si trasmette direttamente lungo il blank e soprattutto si trasmette a quelle che sono le sensazioni che possiamo avere in mano. A questo punto anche quelle mangiate particolarmente subdole che possono fare le trote, soprattutto in periodi particolarmente freddi, quando sono molto lente, quindi quando la mangiata è molto morbida, ecco che noi riusciamo a percepire immediatamente il momento in cui il pesce sta attaccando il nostro artificiale e di conseguenza essere pronti per quanto concerne la ferrata.
concerne l'impugnatura, abbiamo un sughero portoghese, quindi un sughero denso, di buona qualità, molto morbido. E l'altra cosa interessante, a parte l'aspetto cosmetico del portamulinello, è la possibilità di avere una chiusura che si può effettuare in maniera molto semplice, anche con dei guanti o anche in condizioni di freddo. Quindi potete osservare la ghiera, è stata studiata in modo tale per cui anche con maniche in condizioni di freddo possano avere poca sensibilità, riescano comunque a stringere con il fermo, secondo fermo di sicurezza. Quindi mulinello assolutamente fermo sulla canna, quindi possibilità di incrementare le nostre performance sia di lancio che di pesca senza avere nessun movimento sull'impugnatura. Modelli sono già disponibili presso gli Shimano Shop e mi raccomando, ricordate di registrare la garanzia per avere l'estensione per il terzo anno.